amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con Inked. Siamo arrivati in questa zona innevata e lì c'è un uccellino da salvare. Credo comunque che sia anche la strada poi per proseguire, perché vedo che lì più avanti ci sono tipo delle rampe. Avevamo visto che qua si poteva in qualche modo salire, però qui dentro c'è uno strano meccanismo. Avevamo provato ad azionarlo e tipo produceva delle nuvole. Sì, eccole qua. Invece questo serve per congelarle. Infatti. Le congela tutte. Allora, intanto proviamo a fare una prova con il fuoco. Il fuoco non le scioglie. Ok, allora. Togliamo un attimo il ghiaccio, lo lasciamo qua. Ah, si sono sciolte da sole. Allora, infatti qua è inconsistente. Vediamo con il fuoco. Il fuoco rimane, però comunque giustamente non brucia nulla. Proviamo con il vento, visto che sono nuvole. Allora. Mettiamo qua dei cubi. Ma non so se sia abbastanza alto. Ok, si spostano. Però da quella parte non mi serve. Invece potrebbe servirmi di qua. Sì, perché lì vedete che c'è un buco nel muro. E raggiungo anche l'uccellino. Allora, fermi tutti. Vediamo. Dunque, no, devo prima fermare le nuvole. Altrimenti non ci riesco. Ok, poi. Mettiamo, non ho sbagliato. Mettiamo il cubo qua. Il cubo qua. Questo qua. E riazioniamo tutto. Vediamo se funziona. Ok, stanno venendo da questa parte, però bisogna vedere se... no, mi sa che non escono. Ah no, beh, giustamente passano il muro. Avrebbero anche già raggiunto l'uccellino. Provo a congelarle? Vediamo. Ha funzionato! Ok, allora, cancelliamo tutto. Usciamo. Adesso qua mi servono le rampe. Così. Speriamo di farcela. Senza cadere, mi raccomando. Ecco, adesso sarei precipitato. Che è successo? È volato via. Forza, dai. Sali. Un po' più vicino. Ecco qua. Ok, adesso ce l'abbiamo fatta. E dunque, me ne serve un'altra qui. Ah, però mi sa che l'ho messa tipo sul vuoto. No, spero mi abbia mantenuto le nuvole. Sì, ok, perfetto. Allora, qua è abbastanza semplice. Quindi, vabbè dai, mettiamola così. E poi salto. Devo fare la stessa cosa qua, perché non si vede dov'è il punto in cui non ci sono le travi di legno. Quindi con un salto ce la facciamo. Ma io dopo come faccio a raggiungere le nuvole? No, mi sa che ho sbagliato. Sono troppo in là. Non ci arrivo. No, ma non c'era questa X. C'era questa X prima. State a vedere che è il punto dove... No, dai, dovevo metterla qua. Ah, mannaggia. Ok, allora, perché effettivamente
Da qua io non ci arrivo alle nuvole, sono troppo distanti. Dovevo aspettare che arrivassero un po' più in avanti e poi farle girare. Ma c'è una X lì per terra, sicuramente è il punto esatto in cui va messo il ventilatore. Solo che, cioè, non mi sembrava di averlo visto anche prima. Dai, su. Probabilmente in questa posizione sono vicine all'asse di legno. Sì. Da qua infatti probabilmente con una rampa ci arrivo. Allora, facciamo raggiungere le nuvole verso l'uccellino. Ok, secondo me può bastare, quindi vai. Congela tutto e andiamo. Allora, come prima, creiamo la rampa, ci saliamo con un salto, ne mettiamo un'altra. Per un pelo. Ci arrivo qua, sempre allo stesso modo. Può anche essere. Sì. E adesso qua mettiamo la... No, non questa, ma sempre questa, sì. No! Dai! Oh, mannaggia. Con calma, mi raccomando. Allora, c'ero arrivata. Però è tipo scivolato. Ah no, vedi che ce la fai. Allora adesso usiamo una di queste. E secondo me dovremmo farcela. Perfetto. Oddio, c'era un dislivello. Pensavo di essermi appoggiata, invece no. Per fortuna che ci siamo arrivati lo stesso. 12 su 20. Oddio, ma quanta gente ce l'ha. Ok, credo però ci sia un problema. Eh sì, perché la rampa dove devo andare io, dove c'era tutta quella gente, è più alta rispetto a dove c'era l'uccellino. Quindi no, ho sbagliato, perché le nuvole le devo far salire di più. Cioè, devono andare più avanti. E niente, rifacciamo tutto di nuovo. E fin qua ci siamo. Sì, sono arrivata giusta con le nuvole. Mi raccomando, attenzione a non cadere. Join them! Ma anche no. Sarei tentata a farlo, magari succede qualcosa, ma non vorrei che poi mi ripristinasse il checkpoint troppo indietro. No, lo sapevo! Mannaggia, no, dai! Ok, non è successo niente. Pensavo magari ci fosse qualche strada segreta, visto che ce l'ha detto il creatore, ma in realtà no. E mi ha riportato indietro, maledetti! Dai, devo rifarmi tutta la strada. Ok, ci siamo. Andiamo avanti. Vedo già che qua ci sono altri enigmi da risolvere. Ah, sempre con le nuvole. E anche con il fuoco. Oh, mannaggia. Quante cose. Allora, proviamo. Sicuro questo deve prendere fuoco. Questo cosa fa? Questo mi crea sempre delle nuvole. Ma cosa succede con il fuoco? Ah, secondo me si scaldano. Diventano delle nuvole calde. Invece, sicuramente queste... Ok, vanno da quella parte. Devo creare l'acqua. Perché vedete che... Oddio, quante cose. Là dentro, dove ci sono
quelle cose blu, secondo me le dobbiamo riempire d'acqua, tipo una vasca, per alzare le cose blu, dove io ci posso camminare sopra. Quindi, unendo le nuvole ghiacciate con le nuvole calde, probabilmente creiamo vapore, quindi acqua. Allora, come faccio io però? Devo fare così. Allora, intanto fermatemi un attimo tutto perché non capisco più niente. Ok. Ah, potrei fare... Perché? Per congelarla. Io ho solo questo. Ok. No, sapete che forse ho capito? Facciamo così. Mettiamo qua in cima questo. Ah, però ne ho uno. Ma non è un problema. Non è un problema. Adesso le nuvole andranno verso la vasca. Esatto. E le congeliamo appena arrivano sopra. Aspettiamo un momento. Lasciamo proprio che vadano avanti. Ok, ci siamo. Adesso togliamo pure questo che tanto non serve più. E lo mettiamo qua. E no. Perfetto. Spostiamo il fuoco. Perché adesso appena le nuvole usciranno, andranno direttamente verso quelle ghiacciate. Esatto, perfetto. Che così sono già calde. Sta piovendo! Ha funzionato! E io come ci arrivo però lì? Oh! Ok, mi hanno risposto. Andiamo. Non credo di arrivarci poi con un salto, quindi mi preparo già l'altra rampa, altrimenti dopo non ce la faccio. E ce la fai a mettermi là? No. Vediamo, se io la metto così e la metto così... Si può fare. Ah, mannaggia, me ne serviva un'altra. Ci sta? Sì, sì, ci sta. Piano. No. Qua ci vuole molta precisione. Io adesso... ho paura di fare una brutta fine. Allora. No, dai, forse è fattibile. Più di quanto pensassi. Sì. Adesso girati con calma. Ci siamo! Accetta quel che verrà. Checkpoint, bene. Embrace what's coming. E cosa verrà? Devo preoccuparmi? Ah, non è che devo buttarmi. Perché io non ci arrivo ad arrivare fin là. Oddio, devo buttarmi, veramente. Accetta quel che verrà, forse vuol dire quello. No, 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 ok. Oh, forse c'è un sentiero qua. Che cosa? Non ho capito. Mi sto facendo male? Credo ci sia della neve più grossa. Mi sto congelando. E vicino... No, mannaggia. Ok. Vedete che c'è della neve molto spessa? Stiamo camminando sulla neve. Probabilmente sprofondando anche un po'. E quindi mi congelo. Il fuoco mi riscalda. Se io mi fermo in questi punti, vedete, non congelo più.
Però non mi scaldo. No. Io sono arrivata fino a qua. Per adesso muoio, sicuro, non ci arrivo. No! Per poco. Per molto, molto poco. Proviamo a fare un'altra cosa. Non so se possa funzionare. Se io mi creo delle pedane su cui camminare. Congelo? Ah, no, no, no. Ok, niente. È proprio una questione di freddo. Non tanto di dove cammino. Cioè, sì, di dove cammino. Ma proprio di freddo. No, no, no. Ho perso tempo. Non è facile, eh? Mannaggia. State a vedere. Ah, sì, mi scaldo, dai. Vabbè, adesso l'ho capito. Quindi ci mettiamo qua. Mi scaldo. E vado. Mi scaldo ancora. Ah, qua devo prepararmi per salire. Allora, mi serve anche una di queste. Una di queste. E mi preparo con il fuoco là. Aspetta, vai. Scaldati. Bene. Vediamo se posso, solo per curiosità, mettermi tipo il fuoco. Sì, volendo il fuoco ci sta. Ah, no, no, non ci sta. Si scioglie subito, cioè si spegne subito. Ok. Adesso una. Qua c'è un buco? Sì. Ah, qua non è facile. Aspetta. Perché devo crearmi la doppia rampa. E li ho finiti. Provo. No, ho perso tempo, ho perso tempo. Non è facile. A meno che però io qua riesca con un salto. È molto probabile, sì, che io riesca con un salto. Aspetta, allora. Qui facciamo così. Adesso mi manca una rampa. Quindi mi preparo a cancellare questa. La cancello. Zo, dai! Si può fare però, si può fare. Da qua? No. Devo rifarmi tutto il giro. Allora, è tutta questione di velocità, ma anche di molto, molta calma. Proviamo. Qua, veloce. Adesso. Elimina tutto. Mettimi questa. Sì, ce l'ho fatta. No, ho sbagliato. Scaldati. Oddio, adesso però vedo una strada lunga. Come facciamo? Non ci arriverò mai, però non mi sto congelando. Oh! C'è un omino! Guardatelo lui come cammina. Credo venga ad aiutarci. Ah, ma non si era accorto.
Mi sa che ci siamo un po' congelati, sai? Ah, ci trascina. Così ci congeliamo ancora di più. Ottima idea! Oh, ha acceso un fuoco! Siamo tipo dentro di una caverna? E ci ha coperto con il suo mantello! Anzi, no! Credo siano proprio i suoi vestiti perché si è nascosto dietro la roccia per non farsi vedere. Grazie. Che sia una signorina. È possibile. Visto che comunque l'omino rappresenta Claire per l'autore. Qua ci sarà da fare un po' di parkour. Ok, arrivo. Posso salire da qualche parte? Beh, saliamo qua. No, ho sbagliato. Beh, vabbè. No, ho sbagliato ancora. Allora. Solita rampa. Avevamo visto nello scorso episodio che il creatore stava iniziando a provare dei sentimenti per Claire, standole, no, ho sbagliato, frequentandosi comunque per supportarsi a vicenda, visto che anche lei aveva subito, diciamo, una perdita simile a quella del creatore. Frequentandosi, lui stava iniziando a provare dei sentimenti e si sentiva in colpa perché sentiva come di tradire Eve. Quindi aveva mandato via Claire in malo modo. Non penso di farcela, no, infatti. Eccoci. Ma scusate, ma perché io non so fare questi salti enormi? Arrivo, arrivo. E guarda lui come si arrampica, io devo fare tutto il giro. Una mongolfiera? Andiamo insieme? Però no, lui mi sa che se ne va. Lui o lei, adesso non so se sia una ragazza. Io salgo qua. Ah, però aspettate perché sicuro servirà il fuoco. Lo mettiamo qui. Sì! Yeti sulla montagna! Non l'ho visto lo Yeti, però. Ma poverino, l'abbiamo lasciato lì, dopo che ci ha aiutato. Pensavo venisse con noi. Siamo arrivati sulla vetta. Ah, posso già iniziare a costruire. Che ci sia un santuario. Cosa fa? Brucio tutto? Queste piante però vengono dal deserto. È strano trovarle sulla vetta di una montagna, credo. Dove dovrebbe essere tutto congelato. You can't hurt me. This won't end well for you. No, giustamente, non possiamo fargli del male con un disegno. È sparito. No, 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 no. Sta provando a fermarci in tutti i modi. Ma non ce la farei, non ce la farei, non ce la farei. Sono più veloce io. Ok.
Ok, pensavo tornassero indietro. Da che parte vado? C'è più niente qua. Stai in mezzo, stai in mezzo! Mannaggia. Devo rifarli tutti. Allora, questi sono anche abbastanza semplici. Il difficile dopo sono gli altri. Allora, questi sono semplici. Anche questi, se toglie la mano, grazie. Invece, quelli che compaiono ora da dietro sono difficili, a meno che non riesca ad evitarli bene. E però dove vado? Ancora! Oh, per un pelo! No, mi sa che non c'è modo di fuggire. Mannaggia, lo devo affrontare. Stiamo affrontando l'autore. No, devo rifarlo ogni volta, veramente. Ma se io continuo a camminare... Ok, sì. Anche se tipo torno indietro, lui mi mette... Ok, funziona. E se io mi creassi una barriera intorno a me? Tipo? Vediamo. E no, adesso non lo posso più fare perché... no. Se io mi creo... dai quattro lati. Eh no, in realtà ai quattro lati direi di no. Però sì, sto protetta. In qualche modo forse ce la faccio. In base da dove arrivano io mi nascondo. Aspetta, perché quello là adesso è troppo distante. Me ne metto un altro qua. Funziona. Me l'ha spostato. No, non questo, non questo, non questo. Aspetta, nasconditi qua. Cancellami quello e mettimelo più vicino. Che cos'è? Ah, ok, escono dagli inchiostri, dalle macchie di inchiostro. Io sto qua, mi proteggo. Per un pelo. Sta arrivando un altro. Qua, quanti. No, basta. Questi cadono. E adesso mi sa che non posso più tanto proteggermi. Però no, dai, riesco a vedere da dove arrivano. Quindi basta semplicemente evitarli. Ecco, tipo arriva qua. Qua. Non so se mi colpiscano anche dopo che hanno rimbalzato, quindi corro. Basta, quanti? Chi è che mi ha cancellati? Non l'ho fatto io! Ha fatto lui in automatico! Perché? Perché? No! E che sono la mia barriera questi! Ah, non ne arrivano più. Anche se corro? Mannaggia. Devo preoccuparmi? Che non ne arrivano più? Oh. E invece forse ce l'abbiamo fatta. Perché ce ne sono due? Uno vale l'altro? Spero. I'll take your ink. Che cosa ha fatto? Mi ha preso il fuoco! Maledetto! Mi ha tolto il fuoco! E cosa faccio qua? Col vento butto giù tutto?
Sì. I'll take this one too. No! Mi sta prendendo tutti gli inchiostri, uno a uno! Questa cosa? Allora, fermi. Fermi. Sta salendo l'acqua. Your ink is mine! E... No. ok, da qua. Devo rimetterne un altro, presumo. Allora, fermati qua. Adesso lui me lo toglie, io lo rimetto. You'll suffer a fate worse than death, staying barely alive without the one you love, just like me. È svenuto? Che fa? No! Un cambio di prospettiva? È diventato 2D? You just don't know when to give up, do you? Oddio! No, è bellissimo! Guardatelo, ci ha trasferito su una specie di lavagnetta con un post-it. Siamo in 2D! Vado avanti? Ah, giusto, perché non ho più l'inchiostro, quindi per forza devo andare avanti. No. Cosa è successo? Ok. Guardate, sono praticamente tutti i bozzetti questi. Questo era il bozzetto della foresta. Il bozzetto della prigione. You saw it all. The accident, Eve dying, me damaged, meeting Claire, bonding with her, and then pushing her away. You and me, we don't get to have a happy ending. So just stay here. No. Ah, le lucciole, fireflies. Ho creato il ponte. Ma che bellino in 2D! È un ascensore, guarda, si sposta il post-it! Si ferma? Sì. Eia! Pensavo fossi più vicino. L'aereo! Ah, ok, sì, più o meno stiamo volando. Ma stiamo ripercorrendo bene o male le varie zone. Prima c'era la foresta. Sì, poi la zona della palude. Poi con l'aereo adesso siamo arrivati alla zona del deserto. Stiamo ripercorrendo tutte le parti che abbiamo già you visto. You thought you were the first one? Oh, questo è interessante. Pensavi di essere il primo. Quindi non è probabilmente la prima storia che l'autore ha creato, il primo personaggio che lui ha creato. Sappiamo che lui comunque era un fumettista. Quindi può essere che ne abbia creati altri prima di lui. Abbiamo ripreso il cappello. You stole a hat from your dead self. Is that even right? Oh, siamo noi questo, probabilmente un nostro bozzetto. Prima della rappresentazione in 3D. E... mi sa che dovevo saltare. Ok, il cappello ce l'ho già. Cosa vuol dire NH2? Non so. Mi sembra di aver visto spesso quella frase. Cioè, quelle lettere più che frase. Mi sa che adesso stiamo arrivando
Alla zona artica, infatti. Con la barchetta. Eh sì, praticamente questi post-it rappresentano tutta la bozza di tutto, chiamiamolo il fumetto. Che dopo l'autore ha riportato in 3D. Adesso qui c'è la mongolfiera. E qua c'è il Tori. The past, the present and the future collide. Passato, presente e futuro. No, eh? Scendo? Ah, scendo! Ah, che male. Che co... Ah! Questa è una parte in 3D che non abbiamo fatto. Ok, adesso. You still want to end this? Let's say you kill me. She won't come back. Oddio, ci sono delle pillole. Eh beh, sicuramente magari il creatore prendeva degli antidepressivi. NH1. Oh, non saprei proprio. Oh, quello sfondo okay, è nero. Then. Find me where all journeys end. Dove tutti i viaggi finiscono? Siamo ritornati sulla scrivania. E siamo ritornati nel foglio in 3D! Oh, che spavento! No, da questa parte... Dai, povero! Ah, ma questa era una delle parti iniziali, è possibile? Eh sì, con la foresta e i portali azzurri. Le macchie di inchiostro per terra. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Nella prossima parte seguiremo l'omino e vedremo un po' dove ci porterà. Quindi andiamo avanti nella prossima parte. Lasciate un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!